Ciao da Dario di Alternativa Linux. Da Unix al progetto GNU di Stallman per il software libero e la licenza GPL. Poi la nascita del kernel Linux e l'iniziativa open source. Facciamo un po' di chiarezza su termini e concetti spesso fraintesi ripercorrendo la storia di Linux. Non è facile decidere da dove partire per spiegare la nascita di Linux o i concetti di free software e open source che sono spesso confusi e ritenuti erroneamente equivalenti. Non credo si possa partire da quel 21 agosto 1991 in cui il 21enne studente universitario Linus Torvalds avrebbe avviato, più o meno consapevolmente, una rivoluzione informatica. Perché Linux deve sicuramente moltissimo al progetto GNU, il cui padre spirituale è Richard Stallman, ricercatore dell'MIT di Boston dall'inizio degli anni 70 del secolo scorso. Ma per spiegare le novità introdotte da Stallman è necessario fare riferimento alla situazione che ha incoraggiato i cambiamenti. Nel 1969, grazie ad un progetto portato avanti nei Bell Labs, centri di ricerca sperimentale della compagnia telefonica americana AT&T, era nato il sistema operativo Unix, il primo a prevedere l'accesso di più utenti allo stesso computer. Fino ad allora era normale che molteplici studiosi condividessero a tempo le risorse del medesimo costosissimo computer negli ambienti scientifici universitari. L'introduzione della differenziazione degli utenti semplificò collaborazioni e condivisioni di dati e progetti, ma consentiva anche di rendere private altre informazioni. Nel 1971 il giovane Richard Stallman viene assunto dall'MIT per unirsi ad un gruppo di programmatori che studiano intelligenza artificiale. Fino ad allora regnava la libertà tra i programmatori di scambiarsi codice per costruire strumenti. Chiunque, dice Stallman, doveva essere in grado di usare un computer come voleva, sapendo che chi lo aveva usato il giorno prima non doveva avere il modo di controllare ciò che tu ci facevi oggi. Dal 1975 Unix conobbe una diffusione senza precedenti. Riscritto con il nuovo linguaggio C, il sistema operativo diventava facilmente adattabile anche a computer con caratteristiche differenti, portabile, come si usa dire. Unix all'inizio non era un sistema operativo tecnicamente né libero né gratuito. I Bell Labs distribuivano a università e centri di ricerca scientifica copie di Unix al solo costo della spedizione. Gli studenti vi prendevano dimestichezza e si ritrovavano a fine studi nel mercato del lavoro con grande competenza. E questo aspetto favorì ulteriormente il diffondersi di Unix in ambito aziendale. Al centro di ricerca informatica, il CSRG, dell'Università di Berkeley in California, furono apportate così tante ed importanti modifiche al sistema operativo Unix che ne venne fuori una differente versione chiamata Berkeley Unix o Berkeley Software Distribution, BSD, e fu prevista un'apposita licenza di distribuzione, la prima licenza BSD, appunto, libertà totale purché si citasse l'autore originale in caso di modifiche e ridistribuzione. Dalla BSD si sviluppò un ramo di nuove cosiddette distribuzioni, tra cui tutte quelle identificate dall'acronimo BSD come FreeBSD, ma anche altre come Darwin OS, che ha ispirato macOS. Nel 1976, un giovane rampante della Silicon Valley, in una lettera aperta ad una rivista di appassionati di informatica, critica la diffusione piratesca dei programmi, perché a suo dire ciò comporta lo sviluppo di software approssimativo e scadente. Tutti voi usate Altair Basic, dice, ma nessuno compra le licenze e questo non è che un furto. Eppure l'hardware non può essere rubato. Ma a chi importa se non viene pagato chi lo ha realizzato? Chi può permettersi di svolgere gratuitamente un lavoro tanto qualificato o impiegare anni a realizzare un programma, ricercare e risolvere bug, fornire documentazione per poi distribuirlo gratuitamente? Firmato Bill Gates, socio accomandatario di Microsoft. Quando nel 1977 furono introdotte le prime password di accesso ai computer dell'MIT, Stallman, con un gesto sovversivo, le decifra e scrive a ciascun utente: «Ho scoperto che la tua password è questa. Che ne dici di semplificarci tutti la vita, migliorare l'accesso alle informazioni su ciò che facciamo, impostando solo invio come password?»
Pare che circa un quinto degli utenti diedero retta a Stallman e impostarono una password vuota. Il messaggio mirava però anche a dimostrare l'inaffidabilità dei sistemi di protezione informatica. Nel ricco mercato di metà anni 70, aziende produttrici di hardware offrivano soluzioni basate su versioni del sistema operativo Unix modificate per questo o quel tipo di computer. Si affacciavano le prime pretese di proprietà intellettuale sul software e l'imposizione di condizioni di licenza. Via via che Unix viene distribuito in questo modo ne sorgono però tante versioni differenti. Il codice sorgente non viene più reso disponibile e portabilità e universalità cominciano a venire meno. Stallman si oppone fermamente all'idea di una protezione della proprietà intellettuale relativa al software e dice: a inizio anni 80, per avere un PC all'avanguardia dovevi procurarti un sistema operativo proprietario. Ma gli sviluppatori non condividevano il codice e cercavano di controllare gli utenti, dominarli, contenerli, dicendo: se vuoi usarlo devi accettare di non condividerlo con nessun altro. Ma io sentivo che questo era sbagliato. Stallman comincia a maturare l'idea di dare una forma alla sua ribellione e nel 1984 abbandona l'impiego all'MIT e avvia un progetto per riscrivere da capo, in forma aperta e redistribuibile, tutte le componenti del sistema operativo Unix. Chiama il suo progetto GNU, fornendone una definizione ricorsiva, concetto di programmazione come una specie di loop logico. GNU sta infatti per GNU's not Unix. GNU non è Unix. Nel 1985 Stallman fonda un'associazione no profit, la Free Software Foundation, creando le fondamenta legali, filosofiche e tecnologiche del suo movimento per il software libero. Molti programmatori cominciano ad unirsi a lui. La definizione di free software però non lo aiuta a causa dell'ambiguità del significato che può assumere in inglese, di gratuito oltre che libero. Ecco perché Stallman chiarisce che vada inteso nel senso di libertà e non di prezzo, nel senso di free speech, libertà di parola, non come free beer, birra gratis. Il fondamento giuridico dell'idea di Stallman viene riassunto nel 1989 nella prima versione della General Public License, aggiornata nel 1991 alla versione 2, quella su cui Linux è ancora basato, e successivamente nel 2007 con la versione 3, aspramente però criticata da Linus Torvalds. La licenza GPL attribuisce diritti invece che limitarli come le aziende di software erano già solite fare. E questo per impedire che qualcuno possa prendere software libero e trasformarlo in proprietario. E dal momento che tale concetto ribalta esattamente quello di copyright, diritto d'autore, viene coniato il termine copyleft, assecondando anche il gioco di parole con left opposto a right nel senso di destra anziché di diritto. Questo software è protetto, noi autori vi diamo permesso di modificare, aggiungere miglioramenti e redistribuirlo, dice Stallman, ma solo alle stesse condizioni, così chi lo riceverà sarà altrettanto libero di modificarlo, distribuirlo e collaborare con altri. In questo modo, dove va il software, va anche la libertà. I principi fondamentali del software libero che la licenza GPL intende preservare sono spesso riassunti come le quattro libertà: usare, studiare, migliorare, condividere. Devo essere libero di usare il programma per ogni scopo legittimo, di analizzare e studiare ogni suo meccanismo, di apportare modifiche se le ritengo necessarie a migliorarlo, di fare copie dell'originale o di quello da me modificato senza violare alcuna legge. Aspetto fondamentale del movimento e del progetto GNU è infatti la libertà individuale, non la gratuità. Queste sono le libertà che distinguono il software libero da quello non libero e consentono di creare comunità. Se tali libertà vengono a mancare, dice, si è divisi e dominati da qualcuno. Non è libero quel software distribuito anche in modo aperto se gli autori non vietano anche che possa essere usato per privare altri delle libertà fondamentali, ovvero se non si impedisce che possa essere usato anche in programmi proprietari. Celebre è la disputa con l'ex consortium dell'MIT per il suo sistema X-Window per la gestione di finestre in ambiente Unix. L'ex consortium scoraggiava i programmatori ad includere codice copylefted per evitare che X-Windows non potesse essere usato in sistemi proprietari,
Per loro libertà significava non dire di no a nessuno. E questo favorì una notevole diffusione del server X11 in sistemi operativi proprietari o con parti di codice proprietario, azzerando, secondo Stallman, la libertà dell'utente finale, con l'assurdo invito ai programmatori, dice Stallman, a donare il proprio lavoro a coloro che ne sarebbero diventati i proprietari e ci avrebbero fatto soldi, al solo scopo del successo, inteso come maggiore diffusione del programma. I criteri dettati da Stallman sono davvero molto rigorosi. Distribuzioni Linux che consentano la riproduzione di MP3 o di VIX, che consentano l'installazione di driver proprietari o la cui documentazione si limiti a spiegare come installare software non libero, non rispettano i requisiti. Nella pagina web della Free Software Foundation, le distribuzioni Linux approvate e ancora attive sono infatti purtroppo ben poche. Nel 1991 è stata prodotta una differente licenza, meno restrittiva della GPL, nota come LGPL, acronimo di Library GPL, rinominata successivamente in Lesser GPL con la prima revisione nel 1999. Questo accorgimento si era reso necessario specificamente per le cosiddette librerie, insieme di funzioni e caratteristiche informatiche la cui natura è quella di non poter funzionare da sole, ma di essere richiamate da programmi che vogliono, all'occorrenza, poter sfruttare questa o quella. Lo scopo della licenza LGPL era fornire un rimedio per tutti quei progetti che incorporavano librerie distribuite con licenza GPL senza obbligare a ridistribuire il programma con copyleft. La LGPL consente in pratica l'utilizzo di software GPL in progetti con diversa natura anche di tipo proprietario. Anche con altre distribuzioni software, tra cui la citata licenza BSD, si era affermato spesso un principio di totale libertà di modificare, migliorare e ridistribuire codice con il solo obbligo però di citare l'autore originale. Libertà sì, ma non copyleft. Lasciando il versante filosofico e giuridico e ritornando al progetto GNU, a metà anni 80 questo, a livello pratico, parte affrontando la riscrittura in forma libera di alcuni strumenti fondamentali di UNOS. Tra questi la shell testuale, Bash, il compilatore del linguaggio C, GCC, il debugger e l'editor di testo Emacs. La commercializzazione di Unix, la frammentazione delle versioni e l'indisponibilità del codice sorgente nel frattempo lo avevano reso un sistema operativo inadatto per finalità didattiche. Per questi scopi si affermano alcuni progetti, tra cui quello del professor Andrew Tannenbaum, docente americano all'Università di Amsterdam. Tannenbaum nel 1987 crea una versione semplificata del sistema operativo Unix e la chiama Minix. Chiariamo il concetto di sistema operativo adesso, senza darlo per scontato, per quanto banale possa sembrare, perché serve ad introdurre il concetto di kernel. Un sistema operativo è il software che pianifica le attività, assegna compiti e gestisce la comunicazione con componenti hardware, quelle fisiche di un computer. Il sistema operativo è composto di due parti principali, il kernel e i programmi di sistema. Il kernel è, per così dire, lo strato di software più vicino alle componenti hardware. Assegna a tutti gli altri programmi, anche quelli di sistema, le risorse della macchina, cioè la priorità delle operazioni da svolgere, la potenza di calcolo necessaria, la giusta quantità di memoria RAM, lo spazio di archiviazione, eccetera. I programmi di sistema comprendono i driver, cioè i programmi per interfacciare il sistema operativo con le periferiche, cioè le componenti interne, ma anche esterne come stampanti, schermo, mouse e tastiera, ma anche utilità varie per compilare i linguaggi di programmazione, ovvero trasformare codici comprensibili e modificabili dai programmatori in codice binario interpretabile solo dalla macchina. I programmi di sistema ricomprendono anche gli strumenti per il debug, cioè l'eliminazione dei difetti di programmazione, l'editor di testo, il programma di posta, file di configurazione e documentazione. Questi programmi lavorano ad un livello più alto rispetto al kernel.
Tornando al progetto GNU, a inizio anni 90 quasi tutti i programmi di Unix erano stati sostituiti da nuove versioni libere, ma non il kernel. Il progetto HERD, legato allo sviluppo per il kernel GNU, si era dimostrato molto problematico e andava molto a rilento. HERD era fatto di tanti differenti programmi che si scambiavano informazioni con un linguaggio comune, ma il traffico incrociato di informazioni tra di loro era molto complesso e pieno di bug, difficili anche da identificare. Siamo all'estate 91. Linus Torvalds, in modo totalmente indipendente da Stallman e dal suo progetto, decide di colmare le lacune del progetto Minix, la cui semplicità era peraltro ricercata per gli scopi didattici per cui era stato concepito. Torvalds sfrutta internet per informare nelle newsgroup Usenet, i forum online di quegli anni, della realizzazione di un kernel ispirato a quello Minix, specificando che non si trattasse di qualcosa di professionale come GNU, ma solo un hobby. Chiede di valutarlo e suggerire nuove funzioni, pur senza promettere di implementarle. Dopo poco più di un mese pubblica un altro post in cui racconta i passi avanti fatti e pubblica il codice sorgente in una cartella pubblica chiamata Linux, con una crasi, una fusione, del suo nome con la X sempre ricorrente quando si accenna alla parentela con Unix. Sebbene non mosso dalle ragioni alla base dei progetti di Stallman, distribuisce Linux con la licenza GNU/GPL. Distribuire il codice sorgente è semplicemente una buona idea, dice spesso. Oppure, a me non interessa cosa fanno gli altri, mi basta agire come ritengo giusto per me. Al di là del suo stile tipicamente nord-europeo, le sue ragioni sono pragmatiche, di convenienza, legate alla facilità con cui, anche grazie ad internet, si può collaborare con persone sparse per il mondo per ampliare e migliorare un programma. Di lì a poco, varie realtà informatiche, grazie alla libertà consentita dai progetti software accomunati da GPL, cominciano a combinare e modificare programmi del progetto GNU con il kernel Linux ed ecco un sistema operativo completo, libero e non proprietario. Stallman riconosce a Torvalds il merito di aver fatto funzionare un kernel in tempi incredibilmente rapidi, ma non approva il fatto che di lì a poco sarebbe diventato comune chiamarlo sistema operativo Linux. Questo anzitutto significa non riconoscere sufficienti meriti al contributo del nostro progetto, dice Stallman, e ha reso più difficile per la Free Software Foundation far comprendere le ragioni etica e di libertà alla base del progetto. Sempre più programmatori si uniscono al progetto Linux e le righe di codice sorgente crescono in modo esponenziale per introdurre nuove funzioni e caratteristiche sempre più evolute. Sorgono le prime applicazioni commerciali e start-up basate su servizi e assistenza su GNU Linux. Aziende che sfruttano l'esplosione di interesse verso un software gratuito ma privo di forme di supporto e assistenza e che consentiva grandi spazi anche per la vendita di soluzioni hardware. Si affermano realtà come Red Hat, SUSE, Debian, Mandrake, Slackware. In primavera 1994 viene presentata da Torvalds ad Helsinki la versione 1.0 del kernel Linux, che esce quindi da una fase preparatoria per essere considerato stabile. Contemporaneamente, un fisico del CERN, Tim Berners-Lee, inventa il web, il famigerato WWW e HTTP, il protocollo alla base del funzionamento dei link, che clicchiamo e saltiamo in un istante tra documenti ospitati anche in computer situati in luoghi agli antipodi del mondo tra di loro. E ovviamente parte della ricetta del successo è il primo server web realizzato da Tim Berners-Lee. Ma in ambito open source si afferma presto il progetto Apache Web Server. Internet esce dalle biblioteche universitarie e dilaga in tutto il mondo per arrivare anche da noi in Italia a inizio 95. L'accoppiata open source Linux e server Apache diventa la soluzione più flessibile, affidabile e potente scelta dagli Internet Service Provider, nuovi soggetti che proliferano ovunque per far fronte alla crescente richiesta di attivazione di nomi a dominio e siti Internet. Sottraendo un'importante fetta di mercato a Microsoft, che proponeva la soluzione Windows NT e IIS, costosa e meno flessibile.
L'approccio pragmatico di Torvalds attira attorno al suo kernel un nuovo modo di pensare, privo di risvolti ideologici e più orientato agli sviluppi commerciali del software collaborativo. Chiamarlo free software non sembrava una buona idea per allettare aziende a prendervi parte, perché rischiava di ingenerare il concetto di gratuità e che si dovesse fare tutto senza pretese di lucro. Nasce quindi un movimento che elabora una nuova definizione nel 1997, quella di open source, codice sorgente aperto. Ed è molto importante sottolineare non solo la differenza, ma anche la distanza di questo movimento da quello per il software libero di Stallman, con cui viene spesso erroneamente identificato. I principali attori del nuovo movimento sono Bruce Perens, leader del progetto Debian e poi a capo della divisione open source di HP, ed Eric Raymond, informatico e scrittore noto per il celebre saggio La cattedrale ed il bazar, in cui mette a confronto i differenti modelli di business di software proprietario e di quello open source, mettendo in luce i vantaggi di quest'ultimo. L'open source consente di scrivere programmi senza gli ostacoli inerenti alla proprietà intellettuale, senza dover sottoscrivere contratti. La volontà dell'open source è che il software funzioni e che altri possano contribuire con aggiunte e modifiche e così via. Dice Eric Raymond: la retorica usata da Richard Stallman e dalla Free Software Foundation non aveva fatto bene la causa. Il termine open source non implica questioni politiche come in precedenza, anche se il termine software libero continua a essere valido. Quel tipo di linguaggio è implicitamente minaccioso per le persone, le cui preoccupazioni quotidiane sono: come posso aumentare il valore in mano ai miei azionisti? Come posso mantenere il controllo sulla mia attività? E Stallman commenta: ora c'è un secondo movimento, il movimento open source, che considera solo i vantaggi pratici. Loro rifiutano, e intendo che evitano deliberatamente di porre attenzione alle questioni di principio, libertà ed etica volti a creare una buona società in cui vivere. Io non sono contrario agli affari, né credo nell'abolizione degli interessi privati. Io stesso ne ho. Ma credo che gli affari non dovrebbero dominare tutta la vita. Le regole della società non dovrebbero essere scelte principalmente per soddisfare interessi privati. Sempre Stallman dice: il software GPL è compatibile con la vendita di prodotti, servizi e assistenza ad esso legati. Anzi, è proprio il software libero che garantisce nel mercato la presenza di tante aziende di questo tipo e la maggiore concorrenza, perché se trovi un'azienda scarsa, passi ad un'altra. Con il software proprietario, protetto, l'assistenza diventa un monopolio, perché solo l'azienda che lo produce può offrirla. Eric Raymond fa però notare che il nuovo approccio open source induce rapidamente una valutazione completamente diversa dello stesso fenomeno, visto fino ad allora con diffidenza. L'atteggiamento nella stampa specializzata, dice Raymond, e comunità degli investitori cambiò completamente. Quelli che avevano trascorso anni sogghignando sprezzanti sul software libero, pensando che fosse solo per fanatici con sandali, barba e capelli lunghi, nel giro di un anno si ritrovavano a scrivere articoli sulle meraviglie dell'open source. E questo è davvero divertente, perché era lo stesso software e nella maggior parte dei casi erano le stesse persone. Bob Young, canadese, fondatore di Red Hat, dice: quando siamo arrivati nella Silicon Valley, tutti ci dicevano che non sarebbe stato possibile fare soldi con il software dando via la nostra tecnologia. Ma una parte del nostro successo era la fiducia dei nostri clienti per il fatto che fornivamo loro una tecnologia su cui avevano per la prima volta il controllo. Il divario tra le ragioni etiche e di protezione della libertà individuale contro i diritti di proprietà intellettuale del software di Stallman rispetto all'ideale di convenienza nella apertura e trasparenza del codice del movimento open source è nettissimo. Per Stallman, tutto il software dovrebbe essere libero per una società più giusta. Per l'open source, software libero e proprietario potevano coesistere. Nel 1996 arriva la release 2.0 del kernel Linux, che introduce il supporto per tantissime nuove periferiche. Ma Linux era ancora un sistema per esperti hacker.
Nasce il progetto KDE per fornire un ulteriore strato di software ai sistemi operativi GNU/Linux e dare loro un aspetto grafico, un ambiente desktop, desktop environment, finestre tramite cui interagire con il sistema prima ancora della riga di comando. E a ruota, per superare i limiti di non totale apertura del codice di KDE, anche il progetto GNU si dota di un suo ambiente desktop che viene chiamato GNOME ed è distribuito con GPL. Anche il desktop XFCE, usato da Xubuntu e ancora apprezzato su altre distribuzioni, nasce in quegli anni. Grandi evoluzioni che si propongono di colmare le lacune di Linux in termini di facilità e immediatezza di utilizzo rispetto a Windows. E cominciano a proliferare anche i Linux User Groups, associazioni no profit costituite in ogni parte del mondo da volontari che offrono supporto gratuito per Linux ai privati. E organizzano install fests, manifestazioni per riunire esperti e principianti per diffondere la conoscenza e l'utilizzo del software libero. In Italia nel 2001 viene organizzato il primo Linux Day, manifestazione che si svolge ogni anno contemporaneamente in varie parti del paese ogni quarto sabato di ottobre. Il kernel cresce e viene aggiornato ancora e le versioni minori successive alla 2.0 fino al 2007 lo rendono sempre più qualcosa di realmente maturo e più che pronto a competere con Windows non solo in ambito server. Allo scopo di semplificare i cosiddetti controlli di versione sul codice realizzato per Linux da programmatori di tutto il mondo, Torvalds concepisce una nuova creatura, Git. E anche in questo caso non si sa quanto consapevolmente ha un impatto globale sul lavoro di programmatori di tutto il mondo. Nel 2007, per far fronte alla crescente complessità nel gestire lo sviluppo del kernel, viene creata un'associazione no profit, la Linux Foundation. E proprio a partire dal 2007, complice forse anche la fuga di molti utenti dal sistema operativo Windows Vista, la diffusione di Linux nei computer desktop conosce un'espansione senza precedenti. È la distribuzione Ubuntu a guidarla, apparsa solo un paio di anni prima e basata sulla solida distribuzione Debian con un desktop GNOME. Si propone come alternativa a Windows, gratuita, libera, accessibile e tradotta in tantissime lingue. Proliferano nuove distribuzioni, sempre più orientate ad utenze con esigenze specifiche, e nuovi ambienti desktop che strizzano l'occhio a utenti di Windows o macOS per invogliarli a liberarsi dei sistemi operativi commerciali, offrendo loro un ambiente familiare per un passaggio non traumatico a Linux. Nel 2011, con la versione 3.0, il kernel ottimizza il lavoro fatto negli anni precedenti e nel 2015, con la versione 4.0, l'adozione di Linux in ambito privato continua a crescere di pari passo con l'informatizzazione globale. A giugno 2020, con il rilascio del kernel Linux 5.8, sono state aggiunte 800.000 linee di codice e sono stati cambiati 14.000 file per circa il 20% del codice modificato. Torvalds dice: "Non me lo aspettavo, ma pare proprio che la 5.8 sarà una delle più grandi release che abbiamo mai distribuito." Nuove release vengono rilasciate di continuo per integrare il supporto di un crescente numero di periferiche e per risolvere rapidamente i problemi segnalati dall'attenta e attivissima comunità. Si stima che le differenti proposte di sistemi operativi basate oggi su Linux siano vicine al migliaio. Una visita all'autorevole sito DistroWatch consente di verificare a colpo d'occhio la situazione. Il prossimo agosto l'amato pinguino spegnerà 30 candeline. Oggi Linux si trova nella maggior parte dei server web e non solo, che rappresentano la spina dorsale di internet, ma anche in telefoni, TV, nel cruscotto dell'auto, oltre ad elettrodomestici e dispositivi intelligenti in ogni campo di applicazione. Molte persone lo usano di continuo, ogni giorno, senza neppure saperlo, magari inviando un messaggio di posta elettronica. Linux è pure usato in progetti spaziali d'avanguardia. Ma nei computer, in ambito privato e pubblico, è ancora fenomeno di nicchia.
non per l'inferiorità del software open source o la minore offerta di servizi e supporto anche altamente professionali. Dice Linus Torvalds, i computer desktop sono l'unico ambito in cui Linux non ha ancora preso il sopravvento e questo mi infastidisce da morire. È l'ultima roccaforte, ma conosco la ragione. I consumatori non vogliono installare un sistema operativo, né nel computer né nello smartphone. Le ragioni per cui Linux ha successo negli smartphone ed ogni giorno ne vengono attivate oltre 900.000 copie, siamo nel 2012 e il riferimento è ad Android, non è certo perché ogni giorno 1 milione di persone scarica il disco da internet e installa autonomamente il sistema operativo, ma perché lo trovano preinstallato. Questo non è mai successo nel mercato di consumo dei computer da scrivania, dice, e ritengo difficile che possa mai succedere. Chi ha già usato con profitto Linux in molti ambiti di applicazione può essere mosso da ragioni economiche oppure etiche, ideologiche, di convenienza o semplicemente da simpatia. Ma chi ne è entusiasta e cerca di diffondere ulteriormente l'entusiasmo ad altri non può non augurarsi che questa volta Linus Torvalds si sbagli di grosso. Grazie per aver seguito questo video e alla prossima. Ciao!